La comunicazione digitale non è il futuro, ma è il presente, lo sanno bene i componenti del direttivo della neonata associazione Infactory, un laboratorio dell'innovazione finalizzato a promuovere la cultura digitale per far conoscere i vantaggi di una corretta comunicazione online. Il sodalizio, capitanato da Pierpaolo Voci, consapevole da un lato delle insidie del web, ma anche delle tante opportunità rappresentate dalle nuove professioni digitali, vuole informare e proporre percorsi formativi sulla comunicazione online, instaurando un dialogo aperto e costante, in particolare con le scuole. E gli obiettivi sono quelli di formare e informare sulla comunicazione digitale partendo dalle scuole. E il nostro primo interlocutore vorrei che fossero le scuole e i ragazzi delle scuole per aiutarli sia a difendersi da questo strumento che, se messo in mani errate, provoca danni, ma anche aiutarli nel scegliere il loro nuovo percorso, perché ci sono talmente tanti nuovi mestieri che sono venuti fuori col digitale che è un peccato che queste persone, che gli studenti non conoscano questi nuovi mestieri. Un doppio fronte di interlocuzione, da un lato appunto come dicevi le scuole, dall'altro le istituzioni. Più volte sono uscito sulla stampa per segnalare questa carenza, carenza che non è, cioè, che torna sempre contro l'utenza, contro il cittadino, contro le associazioni. Serve che la pubblica amministrazione apra alla comunicazione digitale, si apra alla comunicazione digitale, perché c'è un mondo fuori che la pubblica amministrazione non riesce a sentire. Cioè, il politico che va fuori per strada viene, sì, fermato e si mette a parlare con 5-10 persone, ma tutto il resto come fa a raggiungerlo? Tramite la comunicazione digitale si può raggiungere quella sfera e si può far capire quello che si vuole programmare, quello che si vuole fare. Magari si ottiene una maggiore fiducia. Se io non conosco il programma, perché non l'ho sentito, perché magari lo vedo su Facebook, perché ormai su Facebook io vedo tutto, ma non solo su Facebook, anche sugli altri social network, quindi magari mi avvicino alla pubblica amministrazione, voglio capire come funzionerà il programma, disturberò di più il politico di turno, ma ben venga. Cioè, è questa la funzione che il cittadino deve fare nei confronti della pubblica amministrazione, quindi la pubblica amministrazione si deve aprire per forza. Non può fare a meno di aprirsi alla comunicazione digitale.